Buongiorno a tutti, riprendiamo con la terza e ultima giornata del nostro Festival della Statistica e della Demografia organizzato da Istat, la Società Italiana di Statistica e la Società Corrado Gini a Treviso. Riapriamo i nostri lavori con questo talk in cui proviamo a riflettere sulla dinamica delle imprese, come il sistema delle imprese nazionale ha reagito alla crisi che abbiamo vissuto l'anno scorso, come sta cercando di gestire questa recovery in corso. Noi pubblicheremo mercoledì i nostri conti annuali e quindi daremo un quadro il più possibile solido di quello che è realmente avvenuto nel 2020. Cercheremo di dare come contabilità nazionale questo famoso crollo di 9 punti del prodotto e quali effetti ha lasciato. Ecco, una delle riflessioni che al talk che offriamo oggi sulle imprese è proprio quello di capire, se si può già capire in questa fase, quali effetti permanenti, quali invece sono stati solamente gli impatti transitori di questa crisi, la terza grande recessione che colpisce l'economia nazionale nel giro di poco più di una dozzina di anni, ha lasciato sul sistema delle imprese. Lo facciamo con 4 ospiti, Roberto Monducci, che è il nostro ex capo del Dipartimento della Produzione Statistica, oggi è un professional affiliate dell'Istituto Economico della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, oltre che consulente economico del ministro Giovannini, Matteo Pignatti del Centro Studi di Confindustria, Fabrizio Guelpa della Unità di Studi e Ricerche di Intesa San Paolo, in particolare per Industria e Banking, e Andrea Bergamo, che è il fondatore di Estilos, una società, lo scopriremo tra poco sentendo la sua testimonianza, di consulenza strategica per le imprese e soprattutto sull'utilizzo dei dati nelle scelte di impresa. Se Roberto Monducci è collegato ed è con noi, io non lo vedo. Io vi sento e vi vedo. Ci sente. Ciao Roberto, eccoci qua. Ciao. Ciao Roberto, io partirei con Roberto Monducci perché con lui facciamo un punto su quello che è stato intanto i contributi informativi che ha dato Istat non solo nel corso del 2020, cioè nell'anno della pandemia e del colpo forte al sistema delle imprese, ma anche l'avanzamento forte che il contributo informativo sui dati individuali delle imprese Istat è riuscito a mettere in campo in questi anni e che consente di dare una lettura sulle dinamiche strutturali del nostro sistema delle imprese, appunto con un approccio microfondato capace di dare una lettura longitudinale e anche evidentemente prospettica su quelle che possono essere le scelte strategiche delle imprese in un contesto come quello che stiamo attraversando. Roberto, prego. Sì, allora effettivamente devo dire ex post che l'intuizione che con Istat abbiamo avuto anni fa di inaugurare una stagione di costruzione proprio di basi dati longitudinali e tendenzialmente esaustive, anche questo è un elemento di innovazione, e in questo caso, nel caso del monitoraggio del Covid e delle valutazioni anche in termini di policy dei suoi effetti, si è dimostrato assolutamente uno strumento veramente importantissimo. Tra l'altro segnalo a tutti, perché questa cosa forse non è stata colta pienamente, che lo scorso anno uscì in un decreto, un articolo di legge che consentiva a tutti i centri di ricerca che ne facevano richiesta di acquisire i dati individuali di basi dati Istat o Sistan progettate e realizzate in funzione del contrasto alla pandemia. Questa opzione ha consentito a molti istituti, ma anche al Ministero, per esempio, delle Infrastrutture, dove oggi lavoro, all'ICE, per esempio, ma a tanti altri, di accedere a questo tipo di dati, con benefici veramente importanti. Detto questo, io quello che presento rapidamente, senza slide, ma insomma proverò a dare almeno degli ordini di grandezza, è un'analisi che è stata fatta sia da Istat sia da appunto me in quanto ricercatore del Sant'Anna,
ma che abbiamo applicato anche appunto all'ICE e al Ministero, che è basata su, proprio su questo patrimonio informativo. Cioè noi abbiamo prodotto una lettura classificatoria, diciamo, delle imprese nella fase pre-pandemia, quindi parliamo del 2016-2019, profilandole. Quindi abbiamo definito una mappa esaustiva delle imprese italiane in termini di dinamismo strategico, l'abbiamo chiamato così, ma diciamo la letteratura potrebbe definirle capabilities o quant'altro, insomma. Diciamo quanto queste imprese nella fase precedente alla pandemia hanno adottato strategie espansive, si sono mosse su sentieri di crescita, hanno valorizzato il capitale umano, eccetera. Fatta questa classificazione, abbiamo applicato alle stesse imprese una classificazione, diciamo, un tentativo di classificazione che è basata sulle indagini fatte durante il Covid, quindi effetti della crisi e reazioni. Attraverso tecniche di analisi multidimensionale, quindi cluster, tendenzialmente abbiamo confrontato i profili prima della crisi con i profili che scaturivano dagli effetti delle reazioni al Covid. Questo che cosa ci consente? Ci consente di capire tendenzialmente se, ad esempio, le imprese più dinamiche nella fase precedente alla crisi, quindi quelle che hanno generato i risultati economici di crescita che l'Italia ha registrato fino al 2019, erano a rischio, fossero a rischio di interruzione del proprio sentiero di crescita a seguito della pandemia. Oppure se questi, diciamo, dinamismo strategico potesse rappresentare un fattore di protezione. Tutti noi sappiamo che l'effetto Covid è stato un effetto settorialmente importante, quindi diciamo in alcuni settori, mettiamola così, non ce n'era per nessuno, nel senso che erano talmente colpiti, ma anche in maniera oggettiva, lockdown, quindi impossibilità operativa di fatto, che qualsiasi cosa avessi fatto prima della crisi non era assolutamente un fattore di tutela. Comunque, da questa doppia classificazione, per chi fosse interessato, i risultati sono stati presentati da me e da due ricercatori Istat, Stefano Costa e Stefano De Santis, al workshop della CIEPI a giugno, in maniera strutturata. Sostanzialmente quello che emerge è questo. Analizzando questo panel, sostanzialmente, di imprese, parliamo di imprese rappresentative di quelle con oltre 10 addetti, quindi rappresentano 215.000 unità, 9 milioni di addetti, 2.500 miliardi di fatturato e 600 miliardi di valore aggiunto, quindi un segmento fondamentale dell'economia italiana. Allora, in questo segmento, sostanzialmente, quello che abbiamo misurato è che l'effetto Covid, al netto degli effetti settoriali, ovviamente, che come appunto ho detto prima erano assolutamente esogeni in qualche modo, l'effetto Covid è stato molto più forte al netto di tutti gli altri fattori per le imprese che nella fase precedente la crisi non erano orientate all'espansione, erano orientate, diciamo, a una staticità, difendevano la propria posizione competitiva tendenzialmente in termini di prezzo, non innovavano, eccetera, eccetera. La classificazione delle imprese sul periodo Covid ci dice che i segmenti resilienti al Covid o addirittura quelli in spinta, noi l'abbiamo chiamate proattive in spinta, perché il Covid sotto certi aspetti è stata anche un'opportunità per molte imprese di generare transizioni accelerate. Pensiamo al digitale. Il digitale è stato un driver di resilienza veramente impressionante. Comunque, l'80% delle imprese che prima della crisi noi avevamo definito a dinamismo alto sono resilienti o in spinta. Quasi due terzi di quella a dinamismo medio-alto e oltre il 60% comunque di quella a dinamismo medio. Quindi sembrerebbe che in gran parte non ci sia un effetto Covid di spiazzamento dei segmenti pregiati del sistema delle imprese italiano. Io sto dicendo, diciamo, gli elementi essenziali. Questo
Che significa? Significa che questi dati ci fanno capire meglio come mai il rimbalzo, per esempio, dell'economia italiana è stato così sorprendente, nel senso che, come sappiamo, nel 2021 l'uscita dalla crisi dell'Italia, delle imprese italiane, è stata più forte rispetto a molti partner europei, soprattutto il settore industriale, soprattutto i segmenti orientati all'export. Questa lettura, diciamo, di quello che è successo nel 2021 ci consente di spiegare in termini microeconomici le dinamiche aggregate. E questo è un elemento assolutamente rilevante. L'Istat ha prodotto informazione in real time, sostanzialmente, ha fatto due indagini nel 2021, di cui l'ultima a fine anno, sempre sulle stesse imprese rilevate nella fase precedente Covid. Io auspico che lo stesso esercizio venga ripetuto o alla fine dell'anno o all'inizio del 2022. Questo ci consentirebbe veramente una mappatura, diciamo un tracciamento di come le imprese italiane si sono mosse dalla fase pre-Covid a quella Covid. Quindi è un messaggio, diciamo, positivo, tutto sommato, quello che emerge da queste analisi. Grazie Roberto. Ecco, da questo tipo di analisi microeconomica che abbiamo in parte anche nel nostro rapporto annuale presentato a luglio, diciamo che sintetizzando in maniera estrema, se mettiamo su due assi cartesiani due dimensioni che hanno dato modo di definire la capacità di resistenza e di capacità di sopportare l'impatto della crisi e di uscirne velocemente, sono la digitalizzazione da una parte e l'internazionalizzazione dall'altra. Io chiedo a Fabrizio Guelpa della Unità di Studi e Ricerche di Intesa San Paolo, che in particolare si occupa di industria e banche, l'altra dimensione, cioè quella finanziaria. C'è stato una specie di blocco circolatorio con la pandemia, ci sono stati interventi straordinari. Che punto della situazione vedete voi dal punto di vista proprio diciamo degli equilibri finanziari delle imprese e che prospettiva? Tutti quanti ci ricordiamo la mattina del 9 marzo, lockdown, la prima impressione è stata praticamente per tutti grande incertezza, non si sapeva bene dove si sarebbe andati, fino a poche settimane fa sembrava quasi una passeggiata, ricordiamo la partita dell'Atalanta, si parlava di un virus, nessuno aveva capito bene cos'era, poi c'è stato il paziente zero, poi la situazione è precipitata. Quindi ognuno si è trovato in una condizione di non sapere bene quale sarebbe stato il futuro. Quale arco temporale avrebbe colpito la pandemia, quali sarebbero stati gli effetti sulle singole persone, famiglie e imprese. E ne sono state colpite anche le banche. C'erano essenzialmente due quesiti, mi focalizzo sulla relazione con le imprese. Il primo quesito è di quanti soldi ci sarà bisogno, perché si era percepito che sarebbero state delle chiusure produttive per diversi mesi. Sapere quanti soldi sarebbero stati necessari chiaramente non è molto semplice, perché bisogna avere una stima dell'arco temporale delle chiusure e dell'impatto macroeconomico della crisi. Quindi assoluta incertezza, nessuno lo sapeva. E questo è il primo tema. Il secondo tema, un pochino più intrigante, è invece questo. Nel momento che abbiamo appurato di quanti soldi hanno bisogno le imprese, bisogna vedere se questi soldi ci sono nelle banche, perché le banche sono un intermediario, i soldi non sono lì a disposizione, devono essere raccolti presso famiglie e imprese. Quindi altre incertezze, direi in questo caso incertezza al cubo, quanti e se ho a disposizione questi denari. Ora, col passare dei mesi, in parte l'incertezza è aumentata, perché la crisi è andata avanti, c'è stata una prima ondata, una seconda ondata, una terza ondata, in parte è scesa, perché ci sono state delle misure. Sul fronte delle misure che hanno in qualche modo ridotto il fabbisogno di liquidità delle imprese, si possono
grandi e piccole, si possono ricordare i ristori, la cassa integrazione estesa temporalmente e estesa anche a persone che in passato non avevano diritto. Ci sono state delle misure che hanno facilitato il credito per le imprese, mi riferisco in particolare ai prestiti garantiti, si è arrivati a circa 130 miliardi di prestiti garantiti tra piccole imprese presso il Fondo Centrale di Garanzia e imprese medio-grandi presso la Cassa Depositi e Prestiti. Ci sono state le moratorie sui prestiti, quindi sostanzialmente entrata liquidità in modo sostanzialmente forzoso presso le famiglie e le imprese per un ammontare i prestiti che sono stati in moratoria per circa 300 miliardi, quindi misure importanti, però anche qui rimaneva il problema dove a fronte di garanzie, a fronte di una valutazione di quanti erano i soldi che richiedeva l'impresa, rimaneva il problema di dove li prendiamo questi soldi. Ora qui si è innescato un meccanismo particolarmente importante dal punto di vista economico, non scontatissimo. C'è stato un intervento della Banca Centrale Europea a 360 gradi, è stata fornita sostanzialmente liquidità illimitata alle banche, sono stati rilassati diversi criteri prudenziali nella normativa di vigilanza, quindi è stato attivato un meccanismo, tra virgolette, pubblico. Ma quello che credo che sia particolarmente interessante è che si è attivato anche un meccanismo privato, nel senso dell'economia di mercato, che ha visto in prima persona le famiglie. Le famiglie si sono trovate sostanzialmente di fronte a una situazione in cui sono state forzate a risparmiare, perché non si poteva sostanzialmente comprare, non si poteva uscire per diversi mesi, e questo risparmio forzoso è stato ulteriormente incrementato dalla paura del proprio futuro. Ora, nel giro di pochissimo, il tasso di risparmio italiano è raddoppiato, era nel 2019 attorno all'8%, è diventato 16%. E l'aspetto del risparmio cosiddetto precauzionale, quindi per coprirsi le situazioni di assoluta incertezza, sta andando avanti. Adesso più o meno si riesce a comprare, però l'aspetto del risparmio precauzionale permane. Il tasso di risparmio è ancora molto elevato quest'anno, sarà elevato nei mesi, già quello che abbiamo visto per i mesi che ci vediamo davanti, i maggiori previsori vedono un tasso di risparmio particolarmente elevato anche per l'anno prossimo. Dove è andato a finire questo risparmio? Avrebbe potuto essere, diciamo, tesaurizzato in biglietti nascosto da qualche parte, non è stato così, in passato a volte è stato così, e questo risparmio è stato canalizzato nel canale bancario. Quindi le banche hanno avuto fondi pubblici e hanno avuto fondi privati. L'incremento netto dei depositi delle famiglie italiane è una cifra gigantesca, sono stati circa 80 miliardi l'anno scorso, e altri si sono aggiunti quest'anno. Quindi a questo punto che è successo? Le banche avevano le risorse a disposizione per prestare alle imprese con una riduzione del rischio per via delle garanzie, e si è attivato il meccanismo di forte espansione dell'indebitamento, soprattutto di tipo tradizionale, tipo bancario, con dei mutui. Nel corso del 2020 gli impieghi delle imprese, delle banche verso le imprese, sono cresciuti circa 60 miliardi, che è una cifra anche in questo caso gigantesca. Dove sono finiti questi soldi? In parte sono finiti per coprire delle situazioni di difficoltà, in parte sono stati depositati di nuovo in banca, si è creato un meccanismo, la banca fa il prestito, poi i soldi ritornano in banca per motivi precauzionali. Anche le imprese hanno avuto un atteggiamento prossimo a quello delle famiglie, insomma abbiamo delle agevolazioni sul fronte dei tassi perché i prestiti in buona parte sono garantiti, mettiamoli da parte, non si sa mai cosa succederà in futuro. E questa è la situazione ad oggi. La situazione ad oggi è di imprese nel loro complesso con un indebitamento fortemente aumentato rispetto allo stato pre-crisi, non così aumentato da tornare, diciamo, a 10 anni fa, quando era veramente molto alto. Negli ultimi 10 anni pre-crisi c'è stata una progressiva contrazione dell'indebitamento, ci sono stati forti aumenti di capitale e di utili trattenuti, la leva finanziaria era molto migliorata.
l'anno scorso è decisamente peggiorato, però non si è completamente perso quanto si era guadagnato. Il punto interrogativo è oggi, come fare per ritornare a avere un indebitamento, diciamo, sostenibile, da due punti di vista sostenibile. Sostenibile perché in un confronto internazionale l'indebitamento italiano è comunque molto elevato, bisogna fare un passo indietro, ma sostenibile direi, e questa forse è la cosa più importante, in un contesto che sta diventando economico e tecnologico, sta diventando fortemente differente rispetto al passato. Noi ci aspettiamo anche per i fondi del PNRR di avere un futuro molto più legato a investimenti nel digitale, investimenti in sostenibilità, imprese che si trasformano fortemente e che entrano però ad avere una situazione di maggior rischio, devono cambiare radicalmente. Una situazione rischiosa richiede più, tradizionalmente, perché lo insegna la finanza, più mezzi propri, più capitale e meno debiti. Quindi siamo di fronte a una necessità di qui in avanti, partendo da un indebitamento eccessivo, di forzare una situazione in cui l'indebitamento scende, ma aumentano anche molto i mezzi propri per poter crescere, poter fare questi investimenti in tecnologie in senso lato che abbiamo bisogno. Quindi la parola chiave, credo, e concludo, sono mezzi propri. Ci sono già delle misure che sono state introdotte per facilitare l'ingresso di nuovo capitale presso le aziende, in particolare con la Cassa Depositi e Prestiti, quello che si chiama patrimonio destinato, sostanzialmente lo Stato investe provvisoriamente nelle aziende senza entrare nella gestione. Ci sono state delle misure ugualmente importanti come quelle sui PIR. C'è stata una misura, una tantum, che sarebbe importante che venga prorogata sul piano fiscale. Con il meccanismo dell'ACE è stato dato un forte incentivo per il 2021 per gli incrementi di capitale o aumenti o trattenimento di utili. Sarebbe importante che questa misura venisse confermata e che, se possibile, fossero inserite anche altre forme che facilitano l'arrivo di capitali. L'ACE è una misura tendenzialmente orientata ai tradizionali azionisti dell'azienda. Ci possono essere anche misure che favoriscono l'ingresso di investitori professionali, il private equity. Il nostro private equity rispetto a quello di altri paesi è molto arretrato, c'è tutta una serie di motivi. Ci sono anche dei motivi legati alle tecnicalità della Costituzione, diciamo sul piano legale, sui costi legali delle società che gestiscono il private equity. In Inghilterra, ad esempio, costi, tempi di autorizzazione sono molto minori, si potrebbe lavorare su questo fronte, così come si potrebbe anche lavorare sul fronte degli incentivi ai privati, ai risparmiatori, che mettono i loro soldi nei fondi di private equity, i quali a loro volta mettono i soldi nelle aziende per rafforzarle patrimonialmente. Incentivi di questo genere ci sono, ad esempio, sul fronte delle start-up. C'è un dibattito in corso se vale la pena di estenderli anche sul fronte del private equity. E per chiudere, sicuramente incertezza in passato, per quello che è stato il 2020 e il 2021, molta incertezza secondo me anche sul piano tecnologico per il futuro. La parola chiave sarà sempre più una struttura finanziaria più orientata al capitale e un po' meno al debito. Ecco, grazie Fabrizio. Questo riequilibrio, diciamo, della leva finanziaria sarà una delle, come dire, dimensioni da monitorare con attenzione per capire come verrà rigenerata l'azione e la strategia delle imprese nella recovery. Tra l'altro, molte di queste misure sono state rinnovate nel corso dell'emergenza in maniera diversa. Vedremo poi che, come si dice in gergo, che tiraggio avranno effettivo, nel senso che l'utilizzo dell'ACE e la scelta di, appunto, puntare su una dotazione patrimoniale maggiore sarà colta in una fase così delicata come questa. Immaginando questa prospettiva, speriamo il più possibile veloce e positiva, chiedo a Matteo Pignatti del Centro Studi di Confindustria, che
Ho visto, ha fatto delle riflessioni e delle analisi, diciamo, geoeconomiche, cioè di prospettiva internazionale. Ecco, che scenario internazionale aspetta le nostre imprese, si profila per le nostre imprese, per quelle più proiettate sulle catene di valore, sui problemi di forniture di innesco di sistemi logistici, diciamo, equilibrati? Si tratta di riequilibrare tutta una serie di squilibri che sono stati determinati traumaticamente dalla crisi. Si parla da settimane, da mesi di blocco di forniture dei semiconduttori, delle materie prime, dove sono finiti i container cinesi, quanto tempo ci vuole per rimettere in circolazione tutto questo. Che tipo di prospettiva vedete, che tipo di analisi avete elaborato? Ottima domanda, grazie, e grazie dell'invito anche a parte di tutti i miei colleghi, perché insomma nel centro studi noi abbiamo veramente un rapporto molto lungo, duraturo e fruttuoso con Istat. E effettivamente io mi occupo in particolare non solo appunto degli scenari geoeconomici, quindi di quello che, cioè l'impatto di tutto quello che succede nel mondo, in particolare dei rapporti istituzionali, commerciali con gli altri paesi, l'impatto che questi rapporti hanno sull'economia italiana, sull'attività di imprese e famiglie. Evidentemente il Covid, la pandemia, diciamo, è in questo senso una tempesta perfetta. Quello, come è stato detto, ha avuto un impatto estremamente eterogeneo tra paesi, tra settori e poi tra imprese. Quello che vorrei cercare di argomentare, anche mettere qualche spunto appunto problematico, che effettivamente non si tratta semplicemente di un cambio di paradigma, si tratta effettivamente di un effetto acceleratore estremamente violento di fenomeni che erano già presenti da anni e che adesso insomma vengono probabilmente più allo scoperto, sono più evidenti. Quindi diciamo appunto nel breve periodo quello che abbiamo osservato è questo impatto molto eterogeneo, prima di tutto tra servizi e manifattura, perché appunto se ci sono dei servizi, tutti quelli legati al comparto turistico soprattutto, che ancora soffrono terribilmente appunto gli effetti della pandemia e che ancora non sono vicini ai livelli pre-crisi. Ci sono anche dei comparti all'interno del manifatturiero che hanno subito di più l'effetto appunto delle chiusure e che ancora fanno fatica. Tra questi c'è evidentemente la parte di tessile e abbigliamento, ci sono dei comparti strategici per l'industria italiana, ci sono altri comparti che invece sono ripartiti piuttosto velocemente, perché sono quelli legati appunto anche alle catene globali del valore, che dopo un iniziale blocco sono riusciti a ripartire, per cui tutta la meccanica, ma anche i prodotti in metallo, la farmaceutica fin dall'inizio, sono settori che hanno tenuto bene durante la crisi. E se andiamo a vedere effettivamente, per esempio, le esportazioni da parte beni intermedi, beni di investimento, quelle più legate appunto alle catene del valore, che all'inizio hanno subito fortemente l'impatto della crisi, invece hanno poi ripreso velocemente e effettivamente supportano la ripresa dell'export italiano, che sta andando relativamente bene rispetto alla dinamica dell'esportazione degli altri paesi europei, nonostante il fatto che la pandemia ha comunque colpito, almeno inizialmente, in maniera più forte e più duratura, proprio l'attività economica dei paesi europei, mentre diciamo, la Cina, per evidenti ragioni, ma anche gli Stati Uniti sono riusciti a ripartire più in fretta. Quindi in questo senso, dal punto di vista geoeconomico, geografico, diciamo, l'export italiano comunque affronta una domanda potenziale nei paesi di destinazione delle nostre merci, che è relativamente meno dinamica finora e che poi probabilmente è attesa a ripartire più velocemente adesso con l'attività in generale europea. Ho parlato un po' di catene del valore in senso positivo, perché appunto, come si vedono anche dalle analisi Istat, le imprese più internazionalizzate sono quelle che comunque si dimostrano in generale più in grado di affrontare la crisi, proprio perché sono in grado di diversificare di più le proprie vendite. Tuttavia si evidenziano anche dei fattori di debolezza, perché
se da un lato la catena appunto del globale valore significa che tu sei in grado di cogliere la ripartenza produttiva anche degli altri paesi vendendo appunto beni intermedi, semilavorati di alta qualità come quelle insomma che producono l'industria italiana, allo stesso tempo sei più dipendente dalle forniture estere e in questo senso si sono evidenziati sia dei blocchi, dei ritardi, sia degli aumenti, dei rincari nei prezzi dell'energia, delle materie prime, di alcuni prodotti strategici per l'industria italiana. Quindi si vedono appunto, e anche questo ha un effetto molto diversificato tra settori, ci sono dei settori come quello dei metalli, dei prodotti in metallo, che in questo senso beneficiano comunque di una domanda che è molto più dinamica anche per la domanda nel settore delle costruzioni, delle infrastrutture e appunto di prezzi che salgono, ed altri settori che invece a valle delle forniture ancora si trovano con dei margini schiacciati da prezzi dei beni intermedi che sono in aumento e che ancora non sono stati, come dire, trasferiti ai prezzi invece dei beni di consumo, quindi margini ridotti per i produttori di beni di consumo, per la grande distribuzione. Questo tema apre un po' il tema appunto di come identificare quali sono poi questi prodotti strategici per l'industria italiana. Non ha una risposta semplice e immediata. Ci sono varie, diciamo, strategie di analisi, c'è una strategia prettamente quantitativa di andare a vedere, diciamo, bottom up, gli dati degli scambi a livello proprio molto dettagliato di singolo prodotto, per vedere quali sono appunto i prodotti in cui le imprese italiane e a questo punto anche europee, perché stiamo parlando in verità di Europa rispetto al resto del mondo, in quali prodotti appunto dipendiamo di più dall'importazione extra UE, quindi prodotti in cui c'è una maggiore concentrazione da pochi paesi dell'origine delle importazioni, prodotti in cui non c'è sufficiente produzione interna in grado di appunto come si può dire, di far fronte a eventuali cali di offerta dall'estero e prodotti in cui appunto e che sono, quindi questo dal punto di vista quantitativo, poi dal punto di vista qualitativo, prodotti che sono strategici per determinati settori, che sono appunto, possono essere tutti quelli legati al digitale, ma anche alla transizione green, quindi le materie prime, le terre rare, i prodotti legati evidentemente alla salute dei cittadini, e quindi si apre tutto il tema del vaccino, che pure questo ha occupato tante prime pagine dei giornali, soprattutto nei primi mesi dell'anno. E anche lì è una questione di produzione e di logistica esattamente come quella che stiamo analizzando per i settori produttivi, che, come dire, completata la quale questione logistica e produttiva dei vaccini forse riusciamo a uscire dalla pandemia, questo a livello, come dire, esatto, globale. A proposito di quello, provo a fare un velocissimo focus, perché è molto illuminante in questo senso, perché in verità se uno va a vedere il club dei produttori di vaccini, non sono mica tanti, sono i principali paesi avanzati, compreso l'Europa, alcuni grandi paesi emergenti, la Cina e l'India, ma nonostante ciò appunto la frammentazione della produzione è enorme, per cui si è stato calcolato che per ogni singola appunto produzione finale di un vaccino quasi il 90% degli ingredienti è importato, quindi viene da fuori confine. E queste relazioni sono reciproche, non vanno in un'unica direzione, vanno in tante direzioni, cosa che, diciamo, a rigor di logica o di economia sconsiglierebbe pratiche di protezionismo, perché certo, tutti dipendono da tutti. Nonostante ciò è esattamente quello che è accaduto nel momento di maggiore tensione. Per non parlare, adesso non voglio occupare troppo tempo, del tutto il tema dei semiconduttori, dei chip, che è un altro tema estremamente rilevante soprattutto per la nostra industria degli autoveicoli, e che sta comportando dei veri e propri blocchi di produzione anche in Italia, e che è dovuto dal fatto che appunto per la produzione finale
finale dei chip, dipendiamo in maniera preponderante ancora di nuovo dall'Asia, dalla Cina, da Taiwan, eccetera. E questa cosa, insieme ai ritardi nella logistica di cui parlavi, sta comportando appunto delle grandi problemi di produzione, di gestione appunto delle catene di fornitura, che sono praticamente gestite in che modo? In modo molto efficiente, quindi just in time, questa era la parola d'ordine, e adesso si dovrà ragionare su come renderle invece anche più robuste, più resilienti, quindi con pratiche insomma anche di risk management, di cui poi magari altri parleranno. Quindi c'è un tema di resilienza, di rendere più robuste le catene e le filiere di fornitura, e poi c'è un tema ancora più ampio, dire ok, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo andando verso un arretramento del global value chain, quindi di una regionalizzazione o addirittura di un reshoring di attività che erano state esportate all'estero? Questa è un'ottima domanda che di nuovo non è nuova, cioè se uno va a vedere i dati, diciamo una regionalizzazione degli scambi già in atto, pure quello ci sono state delle analisi che abbiamo fatto, almeno a partire dal 2016, diciamo, si è interrotta la grande fase di globalizzazione degli scambi a favore appunto di scambi che sono più regionali all'interno delle grandi macro aree del mondo. E c'è proprio un tema appunto di attività che vengono, di investimenti che tornano in patria. Non sono ancora moltissime e i dati non sono così ancora così chiari, però esistono. E tra l'altro una cosa interessante è che tra i paesi europei, tra i dati che ci sono tra il 2014 e il 2018, l'Italia è uno dei paesi che ha ricevuto maggiori attività di reshoring dall'estero, è dietro solo alla Gran Bretagna, che non è più Unione Europea, e vicino alla Francia. Quindi diciamo questo è un altro tema che probabilmente occuperà i prossimi anni, perché diciamo, disinvestire è molto costoso, quindi a parte specifici settori in cui l'incentivo anche pubblico e dell'opinione pubblica è molto forte, come la sanità, non ci dobbiamo aspettare un cambio dall'oggi al domani. Sarà un processo che occuperà tempo e investimenti negli anni a venire. Grazie Fabrizio. Andrea Bergamo è fondatore di Estilos, una società di consulenza aziendale che in particolare disegna i suoi interventi di consulenza sulla gestione dei dati, l'analisi dei dati e la definizione di strategie di imprese basate su questi dati. Direi che siamo in un contesto nel quale i dati sono teoricamente una nuova frontiera con cui devono misurarsi le imprese. C'è stata una crisi clamorosa, la terza crisi macroeconomica che colpisce la nostra economia, e per aggiungere complicazioni ci sono stati degli shock, chiamiamoli idiosincratici, tipo il blocco di una settimana del canale di Suez e il primo anno di Brexit. Cioè le variabili effettivamente in campo sono infinite. Capire dal punto di vista di un'impresa come disegnare la strategia del futuro anche a breve termine diventa veramente complicato. Che tipo di approccio utilizzate voi? Che tipo di contributo analitico e su quali dati si basa la vostra consulenza per le imprese in un contesto, diciamo, di radicale incertezza, per citare uno dei volumi più recenti che viene letto nella business community in questo periodo così strano? Grazie dell'invito e anche della domanda. Allora, parto per un po' anche dalla nostra esperienza del 2020 e del 2021, nel senso che noi siamo sul mercato, Estilos è stata fondata nel 2005, quindi le crisi le abbiamo attraversate tutte. Questa è stata completamente diversa. Più vicino? Ok. Questa è stata completamente diversa. E confronto con i nostri numeri. Noi il 2020, i primi tre mesi del 2020, stavamo crescendo rispetto al 2019 del quasi l'8%.
Poi abbiamo retto bene anche le aziende, i nostri clienti, poi parlo di questo per come riflesso delle nostre aziende, hanno retto bene fino al 30 marzo, dal 30 marzo fino a fine maggio anche noi abbiamo dovuto mettere in cassa integrazione i nostri dipendenti. Di cosa ci occupiamo? Noi ci occupiamo innanzitutto di disegnare processi back-end e front-end, quindi commerciali e gestionali guidati dai dati e soprattutto lo facciamo su aziende del campo manifatturiero italiano. E lavoriamo con aziende primarie italiane, soprattutto dal centro e nord Italia, con anche un certo volume di fatturato all'estero, circa un 20%. La cosa importante cos'è stato? Ok, si è fermato il mercato. La prima nostra reazione è stata, bene, cassa integrazione come tutti, però abbiamo detto ai nostri dipendenti, che sono parecchie decine, chi sta a casa segue corsi, l'azienda vi paga la cassa integrazione e vi integra lo stipendio con i corsi di formazione che fate. Questo è andato bene, fino a luglio tutto bene e con l'iniezione di liquidità sui mercati il mercato è ripartito. E poi vengo anche a spiegare come sono stati spesi questi soldi nel 2020, quali sono le nostre evidenze di sintesi e quali sono quelle del 2021. È partito il mercato, è ripartita la domanda, è ripartita l'azienda, abbiamo chiuso il 2020 sui stessi numeri del 2019, anzi con anche un aumento della profittabilità dell'azienda. Quindi abbiamo recuperato quasi 2 mesi e mezzo, dove abbiamo avuto un calo di fatturato che era in quei mesi intorno al 35%. Dove si è riposizionata la domanda? Non parlo dei nostri clienti che sono l'Angelini farmaceutica, la Lavazza, la Caterpillar, che hanno altre dinamiche, altre situazioni. Sto parlando di aziende che nel campo manifatturiero non dicono magari al più nulla, ma sono aziende di riferimento per il settore. Parlo di Mecalte, Comac, Fimap, Arpa, Fantoni, ma anche queste tra i grandi. Aziende che erano, uno, su fasce di fatturato che vanno dai 50, 200, 300 milioni di fatturato, forte vocazione all'internazionalizzazione, prodotti innovativi, resilienti. La prima cosa che hanno fatto queste aziende è stata subito rivediamo, e qua rientriamo, i processi aziendali, soprattutto ridigitalizziamo i processi commerciali, quindi subito processi e-commerce, però in una logica diversa, non transazionale, processi e-commerce che fossero in grado di dialogare col mercato, non per raccogliere informazioni su cosa stanno cercando nel sito, ma soprattutto per cercare di mettere in relazione le informazioni che i clienti ci danno nella navigazione con quello che devo avere nell'azienda a disposizione per rispondere a quella domanda, con tempi e modi di servizi adeguati. Non dico Amazon-like, ma ci siamo. E questo è stato il primo effetto. L'altro effetto è stato personalizzazione. Il customer journey è cambiato. Se prima il 70% dell'attività commerciale era fatta in presenza dal cliente e il 30% forse in digitale, si è ribaltato completamente. Anzi, forse l'80% in digitale e il 20% fisico. E questo ha permesso di creare un modello di analisi dei dati che fosse più orientato all'ottimizzazione e alla raccomandazione non soltanto del prodotto che acquista prodotto, ma cosa stai cercando, qual è l'efficienza che stai cercando, cioè cercare di portare il dialogo che hai col commerciale in una proposta reale e percepita di valore che l'azienda deve dare al cliente. E questo si fa attraverso sistemi di analisi di proiezione di quali sono i tempi di conversione dell'ordine dell'offerta che è sul carrello, anche se è B2B, anche se è di componentistica, anche se è di cambistica. Poi con l'effettiva disponibilità a magazzino dei materiali. Faccio un esempio, proprio adesso l'ho citato, sacchi elettroforniture. Noi abbiamo fatto un'analisi predittiva sui loro dati per capire su un target di 18.000 clienti e 60.000 prodotti gestiti a magazzino, qual era la possibilità, la probabilità che quei clienti comprassero quei prodotti il prossimo mese. Per cui quando hai 60.000 prodotti a magazzino, il tuo magazzino è importante, soprattutto quando è un'azienda che fa parecchi centinaia di milioni di fatturato. Ecco, siamo riusciti a riorganizzare i dati su 3 livelli di classificazione, di gerarchia prodotto fino al marchio, e siamo riusciti a prevedere cosa acquisterà un cliente, target sui 18.000 che abbiamo analizzato, il prossimo mese con un'accuratezza di previsione dell'84%. Questo significa non soltanto che posso dare ai commerciali degli argomenti precisi che cosa acquisterà quel cliente il prossimo mese rispetto a una marca, una categoria di prodotti ben precisa, ma soprattutto riusciamo a capire cosa mettere a magazzino il prossimo mese
per rispondere adeguatamente a quel livello di domanda. Parlo di un altro esempio di un'azienda svizzera, non perché è italiana, ma è un'azienda che fa penne e aveva bisogno di digitalizzare un processo commerciale che prima era considerato artigianale. Siccome non si va più dal cliente, la consulenza, quel rapporto one to one non c'è più, abbiamo analizzato circa centinaia di migliaia di ordini di produzione personalizzati per arrivare a raccomandare nel sito al cliente qual è il colore, il prodotto, la componente da mettere, che questo coincideva con fare, eseguire le corrette operazioni a sistema, perché quando un'azienda produce 70 milioni, 60-70 milioni di penne, sbagliare di un centesimo significa che a fine anno la singola penna ha un forte impatto economico. Per cui abbiamo addestrato il sistema con dei meccanismi machine learning di, durante il processo di configurazione, raccomandare i colori e di conseguenza le operazioni corrette da fare all'interno dell'azienda. Poi arrivo, così quindi, nel 2020 hanno speso i soldi nel digitalizzare i processi. Lasciamo stare i processi Industry 4.0 che erano già frutto di altri investimenti. Adesso, qual è stata la conseguenza importante di questo tipo? Versare a magazzino prodotti fisici deve diventare per le aziende uguale che anche con lo stesso processo nel versare a magazzino i dati. Dati per essere. Bisogna capire che il processo industriale non solo versa magazzino, prodotti, certo, asset, materiali, ma anche asset digitali. Il processo deve andare via, perché in questo modo si riescono a far dialogare i sistemi. Certo. Raccolte queste informazioni, che cosa è successo nel 2021? E qua torno al mondo finanziario. Adesso abbiamo due o tre aziende importanti, cito per esempio Comac, dove stiamo facendo un programma di... Avevamo già un prodotto messo a punto due o tre anni fa, Estilos for Finance, di pianificazione finanziaria. E qua i clienti cosa chiedono? Non soltanto li abbiamo spesi, ma vogliamo capire come ritornarli. Ecco che sistemi di simulazione, fino ad arrivare a definire il conto economico di un cliente, ma in maniera particolare cosa succede se gli cambio il portafoglio prodotti, ma soprattutto cosa succede al mio cash flow per poter dire, attraverso queste aziende, cioè per poter dire al sistema anche finanziario, come riesco a restituirti questi soldi. Quindi comunicare queste informazioni. E soprattutto inserire algoritmi predittivi, e in maniera particolare nell'ultimo periodo algoritmi predittivi non solo che gestiscono la stagionalità dei dati, ma gestiscono la stagionalità variabile dei dati. Cioè cosa succede quando io inserisco un nuovo prodotto, apro una nuova filiale che possono capitare in periodi diversi, ma soprattutto ricevo anche degli incentivi fiscali per poterlo fare. Certo. Quindi algoritmi, faccio un esempio, additivi, tipo profit e così via, che entrano nei meccanismi di decisione anche della parte finanziaria per capire come restituire questi soldi. Questo è l'effetto che abbiamo avuto nel 2021, che i dati raccolti nel 2020 oggi vengono utilizzati per iniziare a guidare l'azienda, non più guardando nei specchietto retrovisori, come succede sempre, cioè quello che è già accaduto, ma cercare di mettere dei sensori che ci dicono cosa succederà almeno il mese prossimo, nei prossimi tre mesi. Certo. Ma questo tipo di, diciamo, di utilizzo dei dati per il ridisegno delle strategie dell'impresa apre uno scenario naturalmente clamoroso per chi deve produrre quadri informativi, statistici, macro e microeconomici. Io tornerei siamo a pochi minuti, due minuti dalla chiusura, mi dicono, quindi è una domanda proprio al volissimo, e mi scuso perché i temi sollevati meriterebbero veramente grande spazio. Roberto Monducci, i profili strategici di reazione alla crisi del Covid che hai catalogato, statiche in crisi, statiche resilienti, proattive in sofferenza, proattive resilienti, proattive spinte, queste sono, è la griglia, la matrice in cui avete incasellato le imprese con questa crisi. Ti chiedo molto velocemente, questo tipo di quadro analitico come potrebbe essere integrato con un quadro analitico finanziario da una parte, e che capace di tenere conto di questo tipo di utilizzo dei dati nell'azione strategica delle imprese che ci ha raccontato ora Bergamo? E allora, quello che abbiamo visto è chiaramente la dimensione finanziaria è dentro, diciamo, i cluster, quindi quando parliamo di resilienza o sofferenza c'è anche una dimensione finanziaria. Per quanto riguarda i dati, quello che abbiamo visto è
che il driver digitale, il driver della digitalizzazione, è molto esplicativo delle differenze tra i cluster. Questo sia nella fase pre-Covid, ma soprattutto nella fase, diciamo, di reazione alla pandemia. Quindi questo rischia di generare però un digital divide crescente tra le imprese. Quindi grande opportunità, effetto moltiplicativo molto intenso per quelle più dinamiche, che sono assolutamente avviate verso una transizione digitale sempre più accelerata, e però un corpo, diciamo, abbastanza statico, che rischia proprio di rimanere assolutamente tagliato fuori. Siccome l'economia italiana purtroppo è caratterizzata da un peso molto elevato delle imprese statiche, questo quindi un elemento di riflessione strutturale, bisognerebbe trovare il modo di rendere accessibili tecnologie anche, diciamo, evolute, bypassando in qualche modo i vincoli strutturali che hanno questo tipo di aziende, perché altrimenti i campioni saranno sempre più campioni, ma il corpo centrale, la pancia, diciamo, delle imprese, del sistema delle imprese, sarà arretrata. Questo è un rischio, diciamo, che deriva proprio dall'accelerazione, dai fenomeni di accelerazione, certo, sia sul digitale, ma anche sulla finanza, devo dire. Anche se sulla finanza c'è meno eterogeneità. Anche le imprese, diciamo, meno attrezzate, comunque un'attenzione alla dimensione, diciamo, finanziaria e approvvigionamento di fondi ce l'hanno. Sul digitale assolutamente no. Ecco, il dividendo, se si può dire, come dire, una metafora, il dividendo digitale è un po' l'oggetto in campo per capire la capacità di uscita. Il PNRR investe circa un quinto delle risorse proprio sugli investimenti digitali. Credo che sia la dimensione finanziaria sia la dimensione della gestione strategica delle imprese saranno molto, come dire, esposte a questo tipo di scelte di investimento. Probabilmente questo ci dirà la risposta sulla capacità di uscita, e di un'uscita sostenibile, strutturale e di nuovo posizionamento competitivo del nostro sistema delle imprese. Staremo a vedere, soprattutto cercheremo di seguire questa prospettiva con dei quadri informativi statistici il più possibile vicini a ogni singola impresa e capaci di leggerne la dinamica temporale per capire dove stanno andando. Io ringrazio tutti, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio chi ci ha seguito in streaming e in presenza. Il prossimo appuntamento è poco a seguire, con un altro talk qui dalla loggia a Treviso. Ancora grazie e buon proseguimento. Grazie. Grazie. Grazie.